Bella regà, qua è Savis che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Ragazzi, ieri stavo smanettando con gli outfit e ho pensato di portarvelo. Quindi ragazzi, se vi piace, iniziamo con il tutorial. Requisito: aver sbloccato, ragazzi, questi pantaloni, link in descrizione. Allora, tanto per iniziare, regà, andiamo dal bancone, andiamo a cercarci i completi, ragazzi, di Caio Perico e andiamo a selezionare completi corazza selvaggia, che sono questi qua. Vi decidete quale tasche portarvi, quindi quelle verdi, quelle mimetiche. Io in questo video vorrò provare queste mimetiche, ragazzi. A questo punto andiamo dai pantaloni e una volta che siamo dai pantaloni dovremo andare sui cargo e indossarci quelli a scacchi, che vi ricordo che si sbloccano facendo una determinata cosa, link in descrizione ragazzi, per sbloccare i pantaloni a scacchi. A questo punto, una volta che li abbiamo trovati, ce li indossiamo e una volta che ce li siamo indossati andiamo a cambiarci le scarpette e ci mettiamo un paio di stivaletti, ragazzi, bianchi, grigi, un po' come vi piace a voi. Io ho voluto mettere questi grigi che secondo me ci stanno veramente bene. A questo punto, una volta indossati, ragazzi, i scarponcini, gli stivali, possiamo andare nella parte alta. Quindi cosa dobbiamo fare? Io consiglio di togliere il cappello dalla testa, ragazzi, e una volta che vi siete tolti il cappello dalla testa, salvare l'outfit così com'è. A questo punto, una volta salvato, dovremo interagire di nuovo con il bancone e andarci a cercare completi tute, ragazzi. Una volta trovato completi tute, ci indossiamo quella da scienziato pazzo e indovinate un po', ce ne andiamo al nostro cannocchiale. Potete farlo anche in casa, ragazzi. Io mi trovo bene alla spiaggia, c'ho il negozio di maschere lì nel caso mi viene qualche patturnia strana che voglio comprare delle componenti nuove, lo posso fare. Quindi una volta al cannocchiale, come al solito, corriamo verso esso, schiacciamo freccia destra, teniamo premuto il touchpad o menu interazione se giocate da Xbox, ragazzi, e andiamo a selezionarci il completo che stiamo facendo. A questo punto, una volta selezionato, dovremo andarlo a salvare. Io vi consiglio di andare direttamente, ragazzi, da Ammunition, così una volta salvato potremo startare il lavoro da titano e quando siamo nel lavoro da titano saremo già dentro Ammunition. Quindi a questo punto start online via attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. E una volta che siamo nella lobby del titano non dovremo fare niente di speciale, accettiamo tutto e avviamo questa attività. Una volta avviata, ragazzi, ci giriamo e salviamo l'outfit dove volete, perché non ci servirà poi l'attività merge, raga. Quindi salviamo l'outfit dove volete. Una volta che ci siamo salvati l'outfit, semplicemente quittare l'attività. Ragazzi, ne approfitto per dirvi di iscrivervi a Twitch, a Instagram, mettete like al video se vi è piaciuto, se è stato d'aiuto, ragazzi, attivate le campanelline così posso fracassarvi le palline quando pubblico un video. Una volta spawnati, entriamo dentro Ammunition, andiamo dalla parte di sinistra dove ci sono le magliette, andiamo su qualsiasi slot tipo marche, ragazzi, o qualsiasi altra cosa e iniziamo a giocare con l'outfit. E sbadabam, raga, potremmo mettere quasi tutte le componenti, maglie, felpe, giacche, con questi tasconi. Secondo me il glitch è veramente una bomba, può avere del potenziale, possono uscire degli outfit veramente carini. Quindi scegliete voi cosa volete mettere, ragazzi. Adesso io scorrerò un pochettino di roba per farvi vedere, perché questo metodo lo possiamo usare con qualsiasi outfit. L'importante è che bagghiamo la parte alta. Poi, ragazzi, se volete metterci dei jokers sotto, quello bisogna farlo per forza in beef, ragazzi. Comunque, per fare invece questo outfit che vi sto proponendo io, se vi piace dovete andarvi a cercare la categoria parti superiori sportive, ragazzi.
Una volta che la trovate potrete decidere quale maglia mettere. Secondo me le maglie queste qua, quelle un po' lunghe, larghe, ragazzi, ci stanno veramente bene. Vi lascio a voi decidere. Io l'ho portata con quella bianca a righe e con quell'altra con il logo. Scegliete voi un po' come farlo, perché sinceramente potete anche non mettere magari i pantaloni a scacchi e decidere di fare l'outfit in un'altra maniera. Io vi porto il tutorial per come mettere i tasconi e fare un outfit carino, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta messo, guardate che figata, ce lo andiamo a salvare, ragazzi. E una volta che ce lo siamo salvati, semplicemente poi andremo a metterci anche qualcosa in testa. Intanto guardate sto pollo, raga, qua fuori, che mi voleva fracassare la wallera una volta ogni tanto che faccio qualcosa in pubblica. Siccome questo secondo me è uscito ieri dalla pancia della mamma, ho detto faccio all'Akbar e mi uccido pure io. Quindi fuori uno, fuori tutti. Continuiamo con il glitch. Io sono andato, ragazzi, dal negozio perché avevo già tutte le componenti che mi servivano. Quindi maschera da sci bianca, ci metterei il caschetto, quello con i quattro visori zebrato, ragazzi. E se volete ci potete sbattere anche un paio di occhialini. Anche questo era molto carino, ero quasi tentato a metterlo ma poi l'ho skippato. E come potete vedere, raga, già così è veramente veramente carino, col visore zebrato, la maschera da sci bianca. A me questo outfit mi piace parecchio. Quindi lo salviamo e ci mettiamo, ragazzi, se volete, che non ve l'ho fatto vedere ma è facile, lo sapete far tutti, andate su accessori e ci mettete i bracciali. E una volta che abbiamo messo i bracciali, se volete fate glitch nel cannocchiale e ci mettete anche un paio di occhiali. Quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete, iscrivetevi in tutti i miei social se vi fa piacere. E alla prossima, sbada bam!